film nasce dall'incontro con l'ASVI, che è l'associazione non governativa fatta da volontari milanesi che da più di 10 anni collaborano con il Kosovo. È il nostro film di diploma, è della Zelig. Praticamente l'idea era quella di seguire una donna kosovara che veniva in Italia, portava il proprio bambino a sottoporlo ad un intervento chirurgico a causa di una malformazione al cuore dovuta proprio alla guerra, alle armi uranio impoverito. E l'idea quindi era quella di scegliere una storia che avesse una narrazione abbastanza chiara, nel senso un inizio, questa donna arriva dal Kosovo in Italia con un climax, l'operazione e poi insomma una fine che non si sapeva se il bambino sarebbe sopravvissuto o meno all'intervento, però insomma con una certa fine. Poi ci siamo trovati immersi invece in tutt'altra dimensione, nel senso che è arrivata questa donna, cioè la storia non è stata più la storia di una donna, ma è stata quella dispresa, una ragazza 26enne, analfabeta, con 5 figli, che viveva in questa zona arcaicissima del Kosovo, con un marito abbastanza ambiguo, che si è trovata completamente spiazzata a Milano, questa metropoli lontanissima da casa, ed è quindi diventata la storia di una madre sicuramente, ma anche di una moglie, perché si è creato un rapporto veramente molto difficile con il marito che viveva lontano e che ogni giorno la chiamava minacciandola, eccetera. E poi sicuramente quella semplicemente drammatica di una donna che vive questa sofferenza. Abbiamo filmato dei momenti molto forti, penso, appunto dove Shpresa si trova piangente, completamente distrutta, sia appunto per l'attesa dell'operazione, sia per il marito che continuava a minacciarla. E ovviamente durante le riprese ci siamo sempre interrogati su quello che stavamo facendo. E secondo me in questo caso è interessante le parole del cameraman di Fabio, che un giorno ci ha detto, ad un certo punto mi sono accorto che la camera faceva da filtro. Io ero completamente anestetizzato di fronte alla sofferenza di Shpresa, quindi piangeva e io riprendevo. E lì era stata importantissima la visione esterna mia, fonica e di Mark, regista, che ad un certo punto diceva: smettiamola, cioè non si può più andare avanti così, che cosa stai facendo? E quindi fondamentale, secondo me, è stato il rapporto della crew, dei vari componenti. Abbiamo trovato un equilibrio quindi nel filmare. Io con la mia sensibilità da donna, loro Mark con una sua sensibilità molto particolare, il cameraman con un'altra, magari un po' più estrema. Però in questi casi secondo me è importante chiarire che uno stai facendo un film, quindi non lo devi mai dimenticare, e dall'altra però che hai di fronte un essere umano, per il quale ovviamente devi portare rispetto, e il rispetto secondo me nasce fondamentalmente dalla relazione che tu hai col tuo personaggio. E quindi ci sono stati momenti in cui Shpresa magari piangeva, abbiamo ripreso e subito dopo, voglio dire, eravamo lì che ci abbracciavamo, che cercavamo di condividere la sofferenza insieme, oppure altri in cui siamo andati per filmare e abbiamo dovuto rimanere insieme a lei per evitare che lei commettesse atti che non dovesse commettere, voglio dire, non si è mai presa la telecamera in mano, quindi insomma sta nell'onestà degli autori.